differenze principali tra la moto del 2019 e 2020 sono principalmente figlie del fatto che la moto 2019 era nuova. Abbiamo cercato in prima battuta di portarci a peso con la moto, adesso siamo al limite del regolamento. Abbiamo migliorato quella che è la sospensione posteriore sia nel bilanciamento delle rigidezze del forcellone. L'anno scorso avevamo due differenti versioni di forcellone che differivano per le lunghezze di una ventina di millimetri. Per ultimo, dopo diciamo, la penalizzazione che ci è stata inflitta alla quarta gara con la riduzione dei giri, abbiamo adeguato la rapportatura del cambio per una maggiore efficienza in tutte le piste. Quest'anno Chaz e Scott hanno una corporatura più simile rispetto all'anno scorso, questo ci ha permesso di unificare alcune parti, per esempio il serbatoio. Scott è partito da un'ergonomia più simile alla moto che conosceva, che era quella del BSP, mentre Chaz, dopo un anno di esperienza, aveva le idee molto più precise, per cui ci ha chiesto a inizio anno già cosa voleva. Permangono comunque delle componenti aerodinamici e di ergonomici, la sella piuttosto che il plexiglass, il cupolino, che stiamo cercando di adattare per venire incontro, all'interno di quello che è la possibilità del regolamento, alle richieste dei piloti.